Hey guys, come sono Shami Gamer e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Undertale. Nello scorso episodio abbiamo continuato ancora l'esplorazione della palude, scoprendo ancora di più sulla storia degli umani e dei mostri, e sempre incontrando ancora Undyne che cerca ancora di ucciderci, e stavolta c'è anche quasi riuscito, però alla fine ci siamo salvati e abbiamo incontrato anche molti nemici, come ad esempio un mini boss che sarebbe tipo una sorta di manichino. Adesso stiamo andando in questo momento nella casa di Nastubrook, che mi pare di ricordare che sta da questa parte, oppure anche al centro, non mi ricordo molto bene, anche perché Nastubrook ci ha salvato anche dal dummy, dopo che l'avevamo fatto rallegare ci ha salvato. E di qua invece cosa c'è invece? Ah, siamo dall'altra parte, vi ricordate? Che qui abbiamo incontrato la paperella. Vediamo un po' cosa da dire. Questo piccolo uccello vuole portarti dall'altra parte. No, assolutamente no. Non dobbiamo ritornare indietro. Comunque, prima di poter continuare con l'episodio di oggi, vi ricordo di lasciare un bel like per il supporto della serie di Undertale, condividete il video con i vostri amici, iscrivetevi al canale e attivate anche la campanellina se non volete perdervi nessun episodio della serie. Allora, questa casa è molto importante, ma la vedremo poi in futuro. Già molti di voi che conoscono il gioco già dovrebbero già sapere. Allora, qua da questa parte invece ci sono due case. Credo che una sia di Nastubrook e questa rossa invece è chiusa a chiave. Ha un compagno a quanto pare Nastubrook. E anche di colore rosa la casa, vabbè. Ah, qui ci sono degli animaletti. E c'è anche Nastubrook, l'ho visto. Che imbarazzo. Sono al lavoro adesso. Voglio dire, benvenuto alla fattoria di lumache della famiglia Brook. Sì, sono l'unico dipendente. Questo posto un tempo andava a gonfie vele, ma il nostro cliente principale un giorno è scomparso. Adesso c'è solo un tizio peloso che si fa vivo una volta al mese. Poverino, posso capire. Vabbè, vediamo un po'. È una lumaca. Per qualche ragione non può fare a meno di chiederti che sapore abbia. Va bene. Squish, squish. Un grande viaggio ti attende di fronte a te. Squish, squish. Arriva lontano e allungati oltre l'orizzonte. Vai, squish, squish. Così sgusciò. Non so come si dice, raga, scusate. Sono fuori scadenza da molto tempo per una seconda casa. Va bene. Questa lumaca sta contando delle banconote. Va bene, di qua invece abbiamo un minigioco da fare, mi ricordo molto bene. È un minigioco delle lumache, qui abbiamo anche Nastubrook. Ti va di giocare a un gioco? Si chiama Lampo Lumaca. Le lumache gareggiano, e se la lumaca gialla vince, tu vinci. Per giocare fanno 10G. Vabbè, dai, onesto, dai. Ok. Premi ripetutamente Z per incoraggiare la tua lumaca. Pronti? Via! Aspetta, no. 3, 2, 1. Via! No! Ma sei serio? Dai! Ma così rallenta! Ma dai! Cioè, guardate! Così si ferma! Dai, non ha senso sta cosa. Vabbè. Calcolate che questo minigame lo perderemo di sicuro al 100%. Vabbè. Intanto aspettiamo che le lumache vadano là. Oddio santo, ma veramente? Sta vincendo quella rossa. Fine gara. Oh, avete entrambi dato il massimo. Ma la lumaca sembrava scoraggiata. Cioè, io ho dato top... Vabbè, lasciamo stare. Il suo massimo non era abbastanza. Oh. Vabbè, ragazzi, sappiate che questo minigame è inutile. Perché tanto non si può vincere. L'ho fatto apposta solo per farvelo vedere. Poi, tra l'altro, avevo tanti soldi da parte. Sapete cosa mi ricorda quella cosa delle lumache? Avete presente il film Turbo? Un film della DreamWorks? Per chi se lo ricorda, ragazzi, per chi lo conosce, lo scriva nei commenti. Perché io me lo ricordo ancora. Allora, questo invece... Sto visitando cascate dalla città. Sintonia, la figlia del mio vicino ha quasi la tua età. Il suo nome è Stussy. Credo che voi due poteste essere amici. Hai la benedizione del vicino. Va bene. Comunque non è colui che dobbiamo andare avanti, cioè per parlare, insomma. Vediamo poi il cartello. Fattoria Brook. Est, dove è in terra, e da quella parte il villaggio Tammy, che non si sa dove sta, però noi dobbiamo andare a est, ovvero verso dove è in terra, da questa parte. Allora, prima di tutto, qui mi ricordo appunto che c'è uno shop. Fatemi mettere un po' a posto di roba. Quindi, mettiamo il guanto calamoroso che non mi servirebbe a niente. La cancannella mi potrebbe servire. Il sudocanino mi servirebbe. Il cibo assonnato pure. Facciamo il gelietto che lo metto a posto.
Ok, bene. Ora posso comprare un po' di roba, vediamo un po'. E là, ho un bel po' di robaccia che potrebbe interessarti, vediamo un po'. Mela granchio, 188G. Mi sa che mi prenderei. Vediamo un po'. Armatura 5 difesa, meno 5 difesa invincibile, più a lungo. Ci potrebbe stare. Questo invece, il taccuino laccio ci potrebbe servire, però non lo so. Facciamo che mi prendo gli occhiali opachi per il momento, quindi mi prendo questi, raga. E poi il tè marino. Dai, facciamo come me lo prendo, dai. Tanto c'ho tanti soldi, ragazzi. Mi può bastare. Poi, raga, me lo equipaggio, giustamente. Allora, però, oltre che parlare con lui, comprare, dobbiamo anche parlare con lui, vedete? Perché possiamo anche andare a parlare pure con questo qui. Niente che vuoi sapere? Parlami un po' di quell'emblema. Non sai cosa sia? Ma cosa insegnano a voi giovani a scuola oggi? Ah, quella è la Runa Delta, l'emblema del nostro regno, il regno dei mostri. Ah, bel nome, eh? E come dico sempre io, è impossibile che il vecchio re pasticcino sappia dare dei nomi a qualcosa. Diciamo che sono molto importanti queste cose qui, ragazzi, eh? Vediamo un po' il re. Re pasticcino? È un tipo amichevole e spensierato. Se continui a girare abbastanza a lungo, forse lo incontrerai. Adora fare passeggiate e parlare con la gente. Eh? Perché chiamo Dreamur pasticcino? Oh, questa è una storia interessante. Non me la ricordo. Ma se torni qui tra un po' di tempo, sono sicuro che me la sarò ricordata nel mentre. Va bene. Vediamo un po' su Undyne. Undyne? Sì, lei è considerata un'eroina qui in giro. Grazie solo al suo coraggio e determinazione, ha combattuto fino a raggiungere i ranghi più alti della Guardia Reale. In realtà è venuta qui poco fa a chiedere di qualcuno con il tuo stesso aspetto. Io mi guarderei le spalle, giovine, e comprerei degli oggetti. Potrebbero salvarti la pelle. E su di me non credo che servirebbe tantissimo. Vabbè, comunque sono molto interessanti le cose che ci ha detto, eh. Possiamo anche andare via. Fa attenzione là fuori, giovane. Va bene. Allora, da questa parte invece è un posto molto importante, ma lo vedremo più tardi. Adesso non dobbiamo andare lì. Dobbiamo andare verso di qua. Allora, prima di tutto, fatemi equipaggiare negli oggetti gli occhiali opachi. Usiamo, perché appunto questi fanno molto comodo per la difesa, perfetto. Ora, credo, aspetta, fammi vedere. Credo. No, purtroppo no, ragazzi, ho appena scoperto che in realtà il vecchio tutù è molto utile, ragazzi. Sì, perché alla fine quello lì, ragazzi, non serve assolutamente a niente, però posso vendere, spero, le robe. Allora, intanto qui abbiamo anche delle cose qui da leggere. Scusate, ragazzi, purtroppo non mi ricordavo che faceva 5 di difesa, pensavo di più rispetto al vecchio tutù. Feriti, esausti e timorosi, per le nostre vite ci siamo arresi agli umani. Sette dei loro più potenti maghi ci hanno sigillato nel sottosuolo con una magia. Qualsiasi cosa può entrare nel sigillo, ma solo esseri con un'anima potente possono uscire. Di qua ancora continua, ragazzi, eh? C'è solo un modo per invertire questa magia. Se un potere enorme, equivalente a sette anime umane, attaccasse la barriera, essa verrebbe distrutta. E infatti, ragazzi. Oh, un nuovo nemico? Oh, guarda un po' che abbiamo! Questo raga è carino come nemico. Allora, è un Temmie. Cosa abbiamo? Non teme nessuno. Adora coccolare gli umani, ma tu hai un'allegria a loro. Oh, sono Temmie. Oddio, attenzione. Mamma mia, qua bisogna evitare. Ok, perfetto. Viva intensamente. Proviamo a contrare. Contrai i muscoli a Temmie. No, i muscoli star carini. No, c'è anche quello. No! Ah, però l'ho allontanato almeno. Però c'è il tizio di prima, ragazzi. Devo affrontare per forza. Vabbè, che palle. Ok, bene, ce l'ho fatta. Allora, se mi ricordo bene, mi pare che qua in questa zona dovrebbe esserci tipo una zona nascosta, ma tipo più avanti. Ma questo posto maledetto non ha entrate né uscite. Non c'è modo che un umano possa arrivare fin qui. Rimarremo intrappolati qui sotto per sempre. Eh sì, ragazzi. Allora, andiamo avanti nel frattempo. Ah, questa zona è abbastanza molto importante. Allora, vedete che qua, ragazzi, la zona è tipo un po' chiusa? Ecco, facendo così, raga, illumineremo un po' la strada grazie ai funghi illuminati. Però qual è il problema, ragazzi? Che palle, si mostri. Vabbè, vedo di affrontarli, raga. Ok, ben ce l'ho fatta. Purtroppo ho subito un po' di danno perché quello lì, raga, mi ha fatto quasi tanto danno. Va bene, comunque continuiamo. Andiamo da questa parte. Tanto, raga, di cibo ne ho tantissimo che posso utilizzare. Comunque, vedete, basta soltanto illuminare i funghi che ci permetterebbero di illuminare la strada giusta. Allora, dobbiamo per forza adesso tornare indietro, se mi ricordo bene.
e attivare l'altra strada che sarebbe questa qui, raga. Vediamo un po'. Eccola qui, perfetto. Poi, se mi ricordo bene, qua si va avanti, però prima di andare avanti, se mi ricordo bene, dopo aver attivato... che palle, guarda. Ok, bene, ce l'ho fatta ad affrontarli. Allora, stavo dicendo, quando avete attivato l'ultimo fungo, raga, dovrebbe essersi attivato, mi pare, una stradina che porta esattamente, mi pare, sotto. Credo, se mi ricordo bene, aspettate. Ecco, infatti, vedete qua. Se noi scendiamo qua sotto, troveremo, infatti... dove vengono appunto quei cam che abbiamo visto, quel nemico lì che assomiglia tipo a un gatto. Oi, sono Temmy, e questo è il mio amico, Temmy. Sì, sono Temmy, ho sbagliato il nome, erano Temmy. Vabbè, qui che dice? Oi, benvenuti al villaggio Tem. Carini infatti, no? Sono tipo dei gatti. Senti qualcosa e ti riempi di determinazione. Ok, salviamo, perfetto. Oi, dovresti andare al negozio Team, e da poco ci andiamo. Qui intanto abbiamo anche una statua di un team, carino. Statua di team molto famosa, Motlo. Va bene. E c'è anche un coso qua dietro. Una sensazione di essere osservati. Va bene. Danza nel fungo, danza nel fungo. Qualsiasi cosa voglia dire. Simboleggia il mio tormento interiore, intrappolato qui sulle mie linfe. I miei sforzi per staccarsi, i miei sforzi per scappare, ma ahimè, senza progressi. Non so perché, ma con quegli occhiali mi ricordava tipo quattro occhi dei puffi. Vabbè, c'è anche un uovo, è un uovo sodo. Un uovo allo stato sodo. Vabbè, andiamo di qua. Eccolo qua il negozio. Benvenuti al negozio, team. Allora, vendo un po' di cose importanti, comunque. Con che musica, poi. Vende anche un Team Pay 4 College a 1000 G. Ed è tanto, ragazzi, eh. Però, boh, non lo so, ragazzi, io mi sa che non prendo niente, comunque, posso anche parlare con lui? Sentiamo la storia di Temmy. Noi team abbiamo grande storia. Solo così. E suo negozio? Yaya, vai al negozio team. È un po' così, raga, questi team, però sono carini. Va bene, tanto non voglio prendere niente, ragazzi, che tanto mi basta così, raga, per le cose che ho preso. Ah, per sicurezza, visto che qua c'è lo scrigno, fatemi depositare un po' di robe che non mi servono. Tipo gli occhiali... Aspetta, ho sbagliato. No, perché volevo depositare un po' di roba che non mi servono. Questo, poi... la caramella non credo che mi servirebbe. C'ho anche spazio lì dentro, raga. Nessun problema. Tanto avendo 5 oggetti mi possono bastare, sapete? Ok, ora che abbiamo esplorato quella zona lì, ritorniamo dove eravamo prima e continuiamo il viaggio. Vi ho fatto soltanto vedere quella zona, raga, perché era tipo una sorta di easter egg, una roba che potete... Cioè, che palle sti mostri che mi interpellano sempre, raga. Questa volta, raga, scappo, non mi interessa niente. No, niente, devo affrontarli per forza. Mannaggia loro. Ok, bene, ce l'ho fatta. A me non so, ci avevano tantissimo oro, ragazzi, ve lo dico, a forza di combattere questi mostri. Va bene, comunque... Quello lì, ragazzi, era soltanto una zona segreta che potete sbloccare facendo questo passaggio. E ora andiamo di qua. Allora, che cosa dice qui? In assenza di torce o magie per trovare casa, i mostri usavano i cristalli per muoversi. Beh, cosa vuol dire questo, ragazzi? Vedete? La strada è tutto buio perché dobbiamo attivare queste lanterne. Infatti, ragazzi, dobbiamo andare avanti seguendo la strada, ovviamente, prima che la strada... si diventa di nuovo buio. E intanto ci sono sempre questi mostri, sempre quel Temmy, quindi facciamo che mi contrae, vabbè, facciamo così. Ok, perfetto, 60 mi ha dato questa volta, eh. Ad ogni modo basta soltanto continuare ad andare avanti, premere sulle lanterne e andare avanti e ricordarsi anche la strada prima che, beh, vedete, diventerebbe così dopo. Allora, dobbiamo andare sopra, se mi ricordo bene. E poi dopo mi pare che la strada ci dovrebbe portare infatti a destra. Ok, spieghiamoci. Perfetto. Attiviamo questa lanterna anche se non servirebbe. E andiamo di qua. Ok. Oh, la musica si è interrotta e c'è anche dell'acqua. E sta diventando buio. Questa cosa, raga, non mi piace per niente. Ok. Ah, c'è uno di quei fiori. Dietro di te. Oh, no, ci ha avvertito il fiore. Oh, cacchio. 7 anime umane. Con il potere di 7 anime umane, il nostro re Asgordrimur, diventerà un dio. Con quel potere, Asgore
potrà finalmente infrangere la barriera. Riuscirà a riconquistare la superficie dagli umani e restituir loro tutta la sofferenza e il dolore che abbiamo sopportato. Capisci, umano? Questa è la tua unica occasione per redimerti. Cedi la tua anima o la strapperò dal tuo corpo. No! Sta buona! Aiuto! Fiore, aiuto! Ok, subito alla battaglia. Oh! Undyne, ti aiuterò a combattere! Cosa ci fa Monster Kid in mezzo? Oddio. Yo! Ce l'hai fatta! Undyne sta proprio di fronte a te! Hai dei posti in prima fila al suo combattimento! Adesso l'ha capito, mi sa. Un momento! Contro chi sta combattendo? Oddio. Ehi! Non hai intenzione di dirlo ai miei genitori, vero? Oddio ragazzi, io non ho parole veramente. Comunque fortuna è arrivato il piccolo che poi mi fa strano una cosa, ragazzi. Dovete sapere che qua non c'è nessuna via. Quindi da dove sei arrivato tu, scusa? Vabbè, lasciamo stare, va. Mamma mia, meno male che ci ha salvato il marmocchio. Ok, andiamo da questa parte. Sì, raga, perché per andare avanti bisogna andare di qua. Ci sono tanti figli dell'eco. Sentono conversazioni di passaggio. Se ti dico il mio desiderio, prometti di non ridere? È un'altra conversazione, vabbè. Ma certo che non riderò. Va bene. Un giorno vorrei arrampicarmi in cima a questa montagna sotto la quale siamo sepolti tutti. Stare sotto al cielo, osservare tutto il mondo intorno. Questo è il mio desiderio. Bel desiderio, comunque. Ehi, hai detto che non avessi visto affatto. Ah, ecco, vedi. Chissà di chi sono quelle voci, raga. Scusa, è solo che è buffo. E anche il mio desiderio. Ah, vedi? Tuttavia, esiste una profezia. L'angelo, colui che ha visto la superficie, egli tornerà e il sottosuolo diverrà vuoto. Questa è una fase molto importante, eh? Va bene, proseguiamo. Su questo ponticello di legno. Io? Ancora! Cosa vuoi? Io lo so che non dovrei trovarmi qui, ma vorrei chiederti una cosa. Caspita, è la prima volta che chiedo una cosa del genere. Io? Tu sei un essere umano, giusto? Ah, caspita, lo sapevo. Beh, lo so adesso. Voglio dire, Undyne mi ha detto, sta lontano da quell'umano. Quindi, ecco, immagino che ciò faccia di noi dei nemici o qualcosa del genere. Ma non sono bravo ad esserlo. Io? Diresti qualcosa di cattivo così che possa odiarti? Per favore. Non lo so. Tipo, boh. Tipo, no. Io? Cosa? Quindi devo pensarci io? O la va o la spacca? Io? Tu mi fai schifissimo. Minchia, che frase da bimbo minchia, guarda. Oh, santo cielo. Caspita, sono davvero una carogna. Io me ne andrò a casa adesso. Se vai a casa dopo avermi insultato così. Ok. No! Io! Aspetta! Aiuto! Sono inciampato! Oh cavolo, c'è Undyne. Oh santo cielo. No, raga, io lo salvo. Io lo salvo, non scappo. Ok, l'ho salvato. Io? Senti un po'. Se hai cattive intenzioni nei suoi confronti, dovevi affrontare me prima. Ah, sta indietreggiando, ha paura. Ok. Se n'è andata. Io? Mi hai proprio salvato la pelle. Immagino che non potessimo davvero essere nemici. Ah, ci toccherà essere amici invece. Caspita, dovevi davvero tornare a casa. Scommetto che i miei genitori sono preoccupatissimi. Ci becchiamo? Comunque è una buona azione quella che abbiamo fatto. Almeno Undyne capirà che noi non vogliamo fargli del male a tutti i mostri. Bene, a sto punto ci manca soltanto raffrontare una sola zona. Ed è questa qui, raga. Tanto comunque penso che potremo anche dopo stoppare l'episodio. Quindi andiamo avanti e sapete già cosa ci aspetta. Vediamo un po'.
Eccola lì, Undyne. Sette anime umane. E il re Asgore diventerà un dio. Sei. E quante ne abbiamo acquisite finora? Capisci? Con la tua settima e ultima anima, questo mondo verrà trasformato. Prima, però, come usanza per coloro che riescono ad arrivare fin qui, ti racconterò la tragica storia del nostro popolo. Tutto iniziò molto tempo fa. No! Sai cosa ti dico? Al diavolo! Perché dovrei raccontarti una storia dopo che stai per morire? Mamma mia, ragazzi, ha tolto il casco! Non so perché la parte era in inglese. Tu! Stai intralciando le speranze e i sogni di tutti quanti! Dai libri di storia di Alphys pensavo che gli umani fossero fichi, con i loro enormi robot e i loro eleganti sparaccini. Ma tu! Sei semplicemente vile! Nasconderti dietro quel ragazzino solo per poter sfuggirmi, per non parlare dei tuoi modi perfettini da rammolliti. Oh, sto proprio cambiando il modo abbracciando sconosciuti. Lo sai cosa sarebbe ancora più utile a tutti quanti? Che tu crepassi. Proprio così, umano, la tua stessa esistenza rappresenta un crimine. La tua vita è tutto ciò che si frappone tra noi e la libertà. In questo istante posso sentire i cuori di tutti battere all'unisono. Tutti aspettavano questo preciso momento da tutta la vita, ma non siamo per niente agitati. Quando tutti uniscono i propri cuori, non esiste sconfitta. E adesso, umano, è ora di finirla qui. E adesso ti mostrerò quanto i nostri mostri possono essere determinati. Fatti avanti quando vuoi iniziare. Mamma mia, ragazzi, ci aspetterà appunto, raga, la battaglia contro Undyne. Fatemi intanto salvare la partita. Però lo faremo nel prossimo episodio. Il vento sta soffiando. Ti riempi di determinazione. Bene, salviamo. Detto ciò, ragazzi, direi che possiamo concludere qui per questo episodio. Quindi mi raccomando, ragazzi, se volete vedere il prossimo episodio di Undertale, vi ricordo di lasciare un bel like, di condividere il video con i vostri amici. E se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi nessun episodio della serie. Detto questo, raga, dal vostro Jamie Gamer vi saluto e al prossimo episodio. See you next time!